la cosa che credo in viaggi, Sono alcuni dei giochi che ho ritrovato la scorsa estate in soffitta da mia mamma. Allora, ho ritrovato questi qua che si chiamano Baby Candies, anche se Baby Candy, anche se cercandoli sul web molto spesso mi comparivano come Pinipon i primi, e invece poi ho guardato bene che effettivamente sono diversi e me l'hanno anche confermato su un gruppo Facebook di appassionati di giochi anni 80. Effettivamente i Pinipon avevano colori molto più sgargianti e questi li faceva Polystyle. Ora erano, io personalmente ho questi tre qua, quindi la bimba con i capelli rossi, il biondino, le teste si girano a 360 gradi, e anche l'altra bimbina bionda con i codini, che poi sembra più degli chignon, cose del genere. Quindi io avevo questi, ho questi tre, e probabilmente mi mancherà una mela, perché questi avevano anche la sua chiusura qui davanti ed probabilmente avevano qualcosa anche qui, può essere, perché c'è il segno, come se ci si dovesse mettere qualcosa su, però mi ricordo che avevano la chiusura trasparente. Poi ho ritrovato questi qui che si chiamano dolci segreti. A breve me ne arriverà un'altra, perché avevo due di questi, non so perché, e ho fatto scambio, però insomma bisogna aspettare che questa situazione del coronavirus si risolva per poter effettuare le spedizioni. Erano molto carini questi qua, ecco, si chiudevano così, no, al contrario, si metteva dentro prima la testa e poi gli arti, e si chiudevano così. Ah, questo rimane, una volta si blocca, l'altro invece è integro, infatti l'altro lo cambio, questo ha un dentino rotto qua rispetto all'altro, l'altro è perfettamente integro, infatti quando ero piccola lo tenevo chiuso con lo scotch, infatti c'è ancora il segno, l'ho tolto di recente. Invece poi c'era il cagnolino, quindi avevo il gattino e il cagnolino. No, qua forse mettevo dentro prima i piedi, proviamo. Ecco, poi c'erano vari personaggi, adesso ho fatto scambio con questo e mi arriverà un altro come questi, però con la bimba. E una mia amica aveva anche la villa bellissima, che diventava una sorta di cofanetto portagioie, era bellissima, chissà se l'ho trovata all'asta su eBay a 70 rotti euro, compresa la spedizione, perché 75, tra i 75 e gli 80, perché verrebbe dalla Gran Bretagna, da Bristol. Poi ho recuperato questo, che è di Jig, ed è un pupazzino che si chiamava Patatina. E io avevo questo qua, poi si agganciava da qua, lo si poteva agganciare con le mani o coi piedi, faceva la stessa cosa. Sì, quindi questo invece gli faceva, gli importava giochi preziosi, c'erano tanti personaggi, era molto carino anche l'orsetto, chissà se riuscirò a trovarlo. Io, amici, vi saluto rifacendovi vedere alcuni dei miei giochini, ops, di quando ero piccina. Ci rivediamo nel prossimo video, vi farò vedere altri giochini che ho recuperato lo scorso anno, qualcos'altro ancora. Vi saluto, vi ricordo di mettere un bel pollicione, di iscrivervi al canale e di mettere la campanellina come mi ha suggerito Ari. Ciao ciao!